Luigi Pirandello è un autore importante della letteratura italiana. Ha scritto novelle, romanzi e commedie. Nasce ad Agrigento, in Sicilia, nel 1867. Dopo gli studi liceali a Palermo, si iscrive alla facoltà di lettere, prima a Palermo, poi a Roma, quindi a Bonn, dove nel 1891 si laurea in filologia romanza con una tesi sul dialetto di Agrigento. Nel 1892, per seguire la sua vocazione letteraria, si stabilisce a Roma, dove vive con i soldi del padre. Nell'ambiente letterario della capitale diventa amico dello scrittore siciliano Luigi Capuana, che lo spinge verso il campo della narrativa. Compone così le sue prime novelle e il suo primo romanzo L'esclusa, 1901. In seguito inizia una fitta collaborazione con diversi giornali e riviste letterarie. Il successo arriva nel 1904 con il romanzo Il fu Mattia Pascal. Nel 1915-16 inizia la sua prodigiosa e intensa attività di scrittore di commedie. Tra le sue opere teatrali più famose ricordiamo Così è, Se vi pare, Sei personaggi in cerca d'autore, Enrico IV. Nel 1926 pubblica il suo ultimo romanzo, 1, Nessuno e 100.000. Nel 1934 riceve il premio Nobel per la letteratura. Pirandello rappresenta, nelle sue opere, la crisi dell'uomo contemporaneo. La sua disperazione e la sua solitudine. Lo scrittore va oltre le apparenze per entrare nella condizione intima della vita di tanti individui. Pirandello muore a Roma nel 1936. Pur mai non sentesi.